sanità, skill ACI, al lavoro su implementazione, fascicolo elettronico. Dal sexting a revenge porn, presentato il libro di Giorgia Butera. Veterinaria online, c'è ancora molto da fare nel contrasto dei siti illegali. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Nell'ambito del PNRR si sta lavorando per la totale implementazione del fascicolo sanitario elettronico, dapprima in ambito nazionale, poi con la successiva possibile interoperabilità nel territorio dell'Unione Europea. Parla così il ministro della Salute Orazio Schillaci all'incontro organizzato dall'Ufficio in Italia del Parlamento. Il presidente di Federpharma, Marco Cossolo, ha commentato le dichiarazioni del ministro sottolineando il ruolo di anello di congiunzione tra cittadini e servizio sanitario nazionale ricoperto dalle farmacie. A tal proposito, Cossolo ha ribadito che nella fase di riorganizzazione dell'assistenza territoriale la farmacia è fondamentale per superare le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari sul territorio, dando a tutti i cittadini le stesse opportunità. Roberto Tobia, segretario nazionale di Federpharma, ha curato la prefazione del libro di Giorgia Butera, presidente dell'organizzazione Mete, dal sexting al revenge porn, consapevolezza, educazione e crimine digitale, presentato domenica a Palermo. Il libro vuole essere uno strumento di prevenzione e aiuto per giovani e adulti, spiega l'autrice. Questo libro ha il merito di aprire una finestra sul revenge porn, un tema attuale, per contrastare il quale bisogna intervenire anzitutto sul piano culturale, formando e informando i giovani, ha sottolineato Tobia, secondo il quale è necessario anche un intervento sul piano legislativo per avere una legislazione condivisa a livello europeo. Ed è urgente intervenire attivamente sul territorio e la rete delle farmacie, grazie alla sua capillarità territoriale, può svolgere un ruolo di primaria importanza. Dall'approvazione della legge europea 2019-2020, che dispone misure più incisive per il contrasto alle vendite online illegali di farmaci veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi, all'attuale situazione normativa. Su Filo Diretto si fa il punto dei passi che hanno portato all'attuale chiusura di molti siti illegali di farmaci veterinari. Un traguardo raggiunto anche grazie al lavoro di Federpharma, che aveva espressamente richiesto gli emendamenti approvati. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale Federpharma Channel.